Benvenuti a Buongiorno Italia. Iniziamo questo nuovo programma con i quotidiani sportivi. Iniziamo dal Corriere dello Sport, che apre il gruppo Suning, è vicino a arrivare il club. Inter ai cinesi, Moratti lasciare, viene da piangere. L'ex patron può cedere la sua quota, Mancini non so se rimarrà a fare da 650 milioni a Toir la minoranza. E poi Conte, ecco l'Italia, sarà da battaglia, il tecnico vuole una nazionale capace di lottare, Sturaro al posto di Jorginho. E poi Ventura, CT, ho una mia idea, andrà a regime. E poi Thiago Motta vince la sfida per il numero 10, la Juve pensa a Mkhitaryan, il talento di Raiola non rinnova con il Borussia, blitz pronto, De Laurentiis scatenato, Napoli olandese obiettivo il Gazzi, nel mirino azzurro l'esterno dell'Ajax, playoff di Serie B, il Trapani in finale stasera, il Pescara, Cosmi 2-0 allo Spezia, la si avvicina. Passiamo al Gazzetta dello Sport, che apre Pechino Express, destinazione San Siro. Perché sia l'Inter che il Milan sono in mano alle cinesi, e apre così: la Cina si prende l'Inter, a giorni firma, Suning prenderà il 70% del club entro fine mese, l'obiettivo è 100%, Tuir per ora resta presidente, Moratti cederà le quote, per il fair play finanziario cambia poco, Mancini spiazzato e deluso. E accanto all'Inter c'è il Milan, c'è il sì di Silvio, il Milan finisce sul piatto, società cinesi, statali e private nel pool dei possibili compratori, tempi stretti per dare via libera agli acquisti. E il personaggio di mercato, Cross, Banané e Parodie, Juve che spasso Dani Alves, le trattative di mercato, la Roma fa muro su Pjanic e si muove per Vasquez, playoff di B, il Trapani vince ancora, Cosmi in finale per la A. Varata la lista dei 23 per l'Europeo, Motta col 10 nell'Italia, molti ruolo, Jorginho a casa, Cesturaro in una nazionale mai così duttile. E poi Tutto Sport, che praticamente mette da Conte e tutti i convocati e tutti i convocati, e quindi e premette questo, e poi mette canta il tifo Agnelli, non si vende Pogba, difesa Toro è Tomovic la prima scelta di Mijatovic, futuro Inter con i cinesi rimane Toir, Moratti no, l'intervista Matano, Valentino un comico come Totò. E poi lasciamo i quotidiani sportivi e andiamo a leggere il Messaggero, che sopra dedica un po' di sport, assalto cinesi dopo il Milan, ora tocca all'Inter, offerta a Toir del gruppo Suning, i 23 convocati europei
Conte lancia la nazionale in stile Juve, corsa e grinta. E poi andiamo all'unità. Conte, che fai? Gli azzurri per l'Europeo. Jorginho no, rinuncia al regista del Napoli e Bonaventura dentro Sturaro. Mentre e poi andiamo a vedere la stampa. Il su a Sun Inglese 70%, l'Inter ai cinesi, Toir resta, Moratti lascia. E queste sono le prime pagine dei giornali che parlano di sport. Il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano non parlano a inizio pagina di sport. E noi andiamo a parlare di nazionale. Allora, una scelta che non mi è piaciuta è stata quella di non mettere Giovinco, perché sta facendo bene in MLS con il Toronto. È un fuoriclasse e quindi è un grande giocatore, Giovinco, che poteva dare una mano a Insigne e anche a Immobile. Immobile, lui quando giocato nel Toronto realizza gol su gol perché vuole mettersi di nuovo in luce per la nazionale, e questo è quello che ha dato spunto, secondo me, a continuare a chiamarlo. È quello di non essere in tali, di non poterlo vedere, secondo me è stato pure questo. Parliamo di Germania, la lista dei 23, Euro 2016, la lista dei 23 convocati dalla Germania, Out Reus. E una cosa che ci ha spiazzato, Royce out. Allora, Marco Royce non parteciperà a Euro 2016, CT della Germania. Joachim Löw lo ha escluso per problemi fisici dalla lista definitiva dei 23 convocati. E passiamo alla Spagna. Allora, Spagna del Bosque lascia a casa Isco e Saúl. Il CT spagnolo ha ufficializzato la lista di 23 giocatori da portare all'Europeo. Out il fantasista del Real e il centrocampista Atletico Madrid, convocato Vasquez, rivelazione della Liga. E noi continueremo a parlare di calcio. Ci spostiamo al Roland Garros. Siamo tornati. Gioca il Roland Garros, però si devono recuperare un sacco di partite, perché quest'anno è stato il Roland Garros più piovoso di tutti, perché piove, una volta piove un po', no? E ieri hanno tentato di giocare qualche match, ma qualcuno si è finito
altri no, e c'è un sacco di programma da recuperare, soprattutto Djokovic Bautista da recuperare. Noi vi ricordiamo che la finale del Roland Garros è un'esclusiva, radio inizia il campionato. Domenica, vi ricordo, seguiteci per la finale del Roland Garros. E noi ci spostiamo ai motori. Perché ai motori? Perché questo weekend va in scena la MotoGP a Barcellona. E con quello che è successo a Valentino Rossi, all'autore del motore, è uno spunto per far meglio in questa gara, dopo che Lorenzo ha vinto su Marc Marquez soltanto all'arrivo nel Gran Premio d'Italia. E noi vi ricordiamo che va in onda speciale motori lunedì dopo il giorno seguente, e analizzeremo i temi dei motori, soprattutto della moto GP. Per quanto riguarda gli appuntamenti, vi ricordo che la finale di ritorno di serie di finale playoff di serie B è in diretta esclusiva a Radio Inizia del campionato, quindi sarà il commento, il collegamento dallo stadio di Pescara, perché l'andata è a Trapani, dato il miglior piazzamento del Trapani in campionato. E allora è davvero, davvero tutto. Grazie per averci seguito. Prima di salutarvi, vi ricordo che l'Europeo saranno gare in diretta e diretta esclusiva, e poi la Coppa America, che ci saranno un sacco di speciali con tante interviste di tutto e di più. E per questa prima puntata di Buongiorno Italia è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordo che domani che è festa non c'è la puntata, ma ritorna venerdì. Grazie per averci seguito. A venerdì. Da Daniele è tutto.